Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, ancora un caso di febbre e dengue nel territorio arettino. Due, lo ricorderete, si erano verificati nello scorso anno. Si tratta di una donna che però sta bene ed è già stata dimessa. I particolari nel servizio. È una donna proveniente dal Sud America ad Arezzo per ragioni turistiche. La donna che era stata ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo, positiva al virus della febbre dengue. È già stata dimessa ed è in buone condizioni di salute. La donna era arrivata in Italia una decina di giorni fa, aveva accusato il primo sintomo, la febbre, quando si trovava ancora a Roma. Una volta arrivata ad Arezzo si è accorta del secondo sintomo, un'eruzione cutanea, e si è quindi rivolta al pronto soccorso del San Donato. È stata così ricoverata nel reparto di malattie infettive, dove gli esami hanno confermato la positività all'infezione. Normalmente si autolimita, cioè le persone guariscono spontaneamente nel giro di qualche giorno. Può dare in casi più rari anche delle forme gravi, delle forme emorragiche fino anche ad essere fatale, ma sono casi molto rari. Normalmente è paucisintomatica e guarisce spontaneamente. Nei bambini quasi sempre è asintomatica l'infezione. Adesso è stata disposta un'apposita disinfestazione nelle aree limitrofe dell'ospedale San Donato di Arezzo, nella zona di Via Fiorentina, dove la donna era ospite. Le operazioni avverranno nella notte tra il 3 e il 4 aprile. Le persone dovranno tenere porte e finestre ben chiuse, sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e raccogliere la verdura e la frutta prima del trattamento. Il virus si trasmette tramite la zanzara, la puntura di zanzara. La zanzara punge la persona che è nella fase viremica, cioè che ha il virus che sta circolando nel sangue, e si infetta a sua volta e può, pungendo successivamente un'altra persona, trasmettere il virus ad altro. La zanzara che è implicata in questa trasmissione è l'Aedes albopictus, che sarebbe la cosiddetta zanzara tigre. Al momento non dovrebbe esserci una grande popolazione di questo tipo di zanzara, però per cautela ulteriore, tramite appunto il comune, verrà fatta stasera la disinfestazione nelle zone, nei dintorni delle zone dove la signora ha alloggiato. Questi sono i sintomi da tenere sotto controllo. I sintomi di solito compaiono 4-5 giorni dopo la puntura di zanzara, compare una febbre anche elevata, con dolori articolari, a volte si associa nausea, vomito, e dopo 3-4 giorni possono comparire delle irritazioni cutanee. Questi sono i sintomi più classici della malattia. In questo caso ovviamente il soggetto è bene che si rivolga al proprio medico facendo presente questa situazione. Nuova ondata di furti alla periferia di Arezzo. È successo sabato intorno alle 22. I ladri hanno preso di mira alcune villette di Pieve a Maiano, nel comune, in particolar modo di Civitella, in Valdichiana. Approfittando proprio dell'assenza dei malviventi, i proprietari sono riusciti ad introdursi appunto all'interno delle abitazioni. Sono stati peraltro anche ripresi dalle telecamere di videocontrollo, non avevano il volto travisato. Poi sono stati messi in fuga però dagli allarmi, e insomma c'è ovviamente tanta amarezza e preoccupazione, ecco, da parte dei residenti. Intervento oggi invece dei mezzi del 118 intorno alle 17:30 in zona San Leo, questa volta in città, per prestare soccorso ad un giovane che era stato coinvolto in un incidente. In particolar modo lui era a bordo della sua bici ed è stato appunto travolto da un'auto. Il giovane, peraltro minorenne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo con un'ambulanza della Misericordia, sul posto anche la Polizia Municipale.
Questa mattina in questura una messa da parte del vescovo Andrea Migliavacca nella sala intitolata alla memoria di Emanuele Petri, messa ovviamente del precetto pasquale per il personale della questura e degli uffici della Polizia di Stato. In occasione delle celebrazioni il questore Maria Luisa Di Lorenzo ha donato al vescovo Migliavacca un'ampolla contenente l'olio del giardino della memoria di Capaci, inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a tutte le questure d'Italia, proprio per essere utilizzato nelle diocesi nel corso della messa di consacrazione appunto degli oli liturgici che ad Arezzo sarà celebrata proprio giovedì 6 aprile in cattedrale. Sempre una santa messa in questa settimana santa sarà celebrata dal vescovo Andrea Migliavacca all'interno del carcere di Arezzo, dunque per tutti i detenuti. Subito dopo la celebrazione liturgica ci sarà una iniziativa che vedrà coinvolta la vedova di Emanuele Petri, Alma, per la donazione proprio da parte dei detenuti di una targa. Il cuore di Emanuele continua a battere nei nostri cuori, questa appunto la scritta che campeggia in questa targa, che poi sarà, come dicevamo, donata alla signora Alma. Prima dunque la messa alle 15:30, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose della città, e poi questo riconoscimento che fa seguito alla donazione a sua volta da parte della famiglia Petri, da parte anche di Sapra e Centro Chirurgico Toscano, di un defibrillatore, di un elettrocardiografo. Una donazione che era arrivata, lo ricorderete, lo scorso 2 marzo in occasione proprio dei 20 anni dalla commemorazione appunto del sovrintendente della Polfer. E adesso invece parliamo del 2 aprile, giornata della consapevolezza dell'autismo, una giornata davvero molto importante che nel territorio aretino è stata celebrata intanto con questo bellissimo concerto ospitato al Teatro Petrarca di Arezzo. Parte dal Teatro Petrarca il mese blu denominato Fame di Vita ad Arezzo con il concerto per l'autismo. Sul palco Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Suoneremo per questa causa e lo faremo con uno spirito dunque diverso, ancora più pregnante, ancora più profondo di come lo facciamo, di come lo facciamo sempre. Un percorso di sensibilizzazione e informazione sull'autismo che ha preso avvio dal 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Avremo incontri con le scuole, avremo iniziative sportive, pranzi di solidarietà, presentazioni, incontri di libri, insomma cercheremo di far passare quello che vogliamo far passare, ovvero la consapevolezza su quello che è lo spettro autistico o la neurodivergenza, sono tanti modi di chiamarlo, di queste migliaia e migliaia di persone che anche in provincia di Arezzo vivono e convivono assieme alle loro famiglie in totale invisibilità. In provincia di Arezzo sono circa 8.000 le famiglie che convivono con un familiare affetto d'autismo. Accrescere la consapevolezza e la sensibilità è l'obiettivo che Arezzo Autismo si pone da 8 anni con varie iniziative, con l'aiuto di grandi artisti che si mettono in gioco per prestare la loro arte a questa causa. Un attestato di amicizia e riconoscenza da parte dell'Associazione Autismo Arezzo sei la chiara dimostrazione che il mondo può cambiare, che le persone più fragili possono contare sulle altre persone e che la nostra comunità umana ha ancora un futuro. Grazie. Concerto per l'autismo 2023. Paolo. Per parlare sempre di autismo ci spostiamo adesso in Val Tiberina, dove la Fondazione Mona Lisa Onlus oggi ha donato parte del ricavato del suo charity shop di Sansepolcro per un progetto proprio che vedrà coinvolti appunto i ragazzi che fanno parte dell'associazione Val Tiberina Autismo. In Italia le persone coinvolte nell'autismo sono 600.000, sono sempre di più. E che
ci sia sempre più consapevolezza che questi sono dei ragazzi, delle persone, degli uomini e delle donne che fanno parte della società. E quindi una società che si definisce civile è una società che deve avere attenzione anche per i suoi figli più fragili. Siamo a Sansepolcro, dove l'associazione Val Tiberina Autismo, all'indomani del 2 aprile, giornata sulla consapevolezza dell'autismo, fa il punto di tutte le attività di un anno appena trascorso e guarda al 2023 con speranza, progetti e risultati. Uno di questi sono i fondi, oltre 7.000 euro donati dalla Fondazione Monna Lisa Onlus, con cui un anno fa l'associazione ha incrociato la sua strada. Una scommessa, il charity shop aperto a Sansepolcro, portata avanti grazie alle tante volontarie. Sì, qui appunto siamo ora alla seconda donazione oggi. Abbiamo cominciato nel marzo 2022 questa bellissima collaborazione, dove praticamente quindi i nostri prodotti, i nostri abiti riacquisiscono veramente una seconda vita che va poi ad aiutare e a generare quindi un impatto per i ragazzi nello specifico con autismo. E poi bello che oltre la moda arriviamo anche a un progetto legato al food, al pane, quindi una integrazione, una bella condivisione, ecco, dove veramente il valore della rete fra profit, no profit e le istituzioni genera degli obiettivi e degli impatti importanti. Abbiamo capito oggi che è stata la pandemia a sciogliere questo cuore della solidarietà, ma noi sappiamo che non è così, c'è sempre stata, forse è un pochino più aumentata. È aumentata, sì, è aumentato il sentimento di poter fare bene e, come dice la Lucia, farci del bene a noi. Io qui si è dimostrato con la seconda quota, diciamo, che abbiamo dato, che il sistema funziona. Io penso che non sono grandi cifre, ma penso che sia l'inizio di un sistema che alla fine è un sistema economico, come dicevo, chiude il cerchio e ritorna nella società lo sforzo che tutti facciamo, e questi ragazzi diversi sono apprezzati e considerati, e questo mi sembra la cosa più bella. La donazione servirà ad un progetto dove i ragazzi potranno incontrare il mondo della panificazione per acquisire competenze e condividere momenti di socialità. Siamo come associazione per chiedere che vengano rispettati i diritti dei nostri figli, però siamo anche per dare fiducia alle istituzioni, per dare fiducia a tutti coloro che ci vogliono aiutare. Non possono più chiudere gli occhi, non bisogna proprio aprirli e rendersi conto che è una realtà che esiste, che è sempre più, diciamo così, incisiva, però che dal quale si possono trarre anche tante cose, tante iniziative, perché questi sono ragazzi che hanno delle capacità, hanno delle possibilità, ma soprattutto, indipendentemente dalle loro capacità, hanno una gran voglia di vivere e di far parte della società. Siamo a parlare adesso invece di economia. È tutto pronto per l'edizione 2023 di Oro Arezzo, che si svolgerà ad Arezzo dal 13 al 16 maggio, indubbiamente la manifestazione internazionale d'eccellenza per la manifattura, segmento che rappresenta ormai l'80% della produzione mondiale orafo gioielliera. I distretti Aretino, Vicentino e Valenzano saranno come sempre i protagonisti, e dunque le idee del gioiello prenderanno forma nei padiglioni dell'Arezzo Fiere e Congressi, dove sarà possibile ammirare tutte le novità della migliore manifattura orafa, argentiera e gioielliera italiana. Sono state tutte riassunte al lavoro da sabato scorso le lavoratrici coinvolte nella vicenda Cegalin e impegnate nelle pulizie di un noto hotel di Arezzo. Il gruppo Veneto, che si occupa di servizi di pulizia e facchinaggio negli alberghi da 4 e 5 stelle, era stato sotto inchiesta da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, della Guardia di Finanza e della Procura di Milano. La reazione a catena aveva toccato poi anche Arezzo, perché appunto con un sistema di appalti questa società impiega in tutta Italia oltre 500 dipendenti. Le nuove lavoratrici, annuncia Lorenza Vaselli, dirigente della Filcams CGL, hanno risolto il rapporto di lavoro con la precedente ditta e sono state assunte da un'altra azienda con il rispetto dei loro diritti. Non sono assunte le OSS che avevano partecipato al concorso, e per questo
Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi, scrive alla Regione Toscana. Sono circa 200 gli operatori sociosanitari che appunto in questi giorni stanno portando avanti una battaglia per un posto di lavoro, a dar loro voce. Appunto adesso Silvia Chiassai, che ha deciso di sostenere il loro grido di allarme scrivendo ad Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Chiedo direttamente, dice la Chiassai, alla Regione di dare risposta alle istanze che inspiegabilmente non vengono date a queste persone che hanno speso tempo, denaro, studio e fatica nella preparazione di prove, con la prospettiva appunto poi di essere assunte, prospettiva che per il momento purtroppo non si è concretizzata. Adesso ci spostiamo invece a Monte San Savino, perché sabato scorso si è tenuta una lotteria solidale in favore di Tecla Onlus, per raccogliere i fondi per Tecla e per i ragazzi speciali. Perché? Perché la cooperazione non si può fare solo in Africa, bisogna cooperare, collaborare, integrarsi anche nelle realtà locali, e è bello fare squadra con più partner, è il nostro motto, cercare di collaborare e di lavorare insieme. Una lotteria di solidarietà, quella ospitata dal ristorante Belvedere di Monte San Savino e organizzata dall'associazione Tecla Onlus, che da sempre raccoglie fondi per l'Africa e per progetti appunto in questo paese. I premi della lotteria erano i prodotti realizzati dalla conserveria, alimenti naturali prodotti a chilometro zero da ragazzi speciali. Gabriella Rossi, è da un po' di anni che facciamo qualche abbiamo fatto qualche cosa, tipo il biscotto alla Fraternità dei Laici, eppure comunque sono sempre molto attenti, perché nei loro premi spesso hanno scelto i prodotti della conserveria, e questo è una bella cosa, perché si premiano i ragazzi che sono occupati tutti i giorni e che comunque mettono tanto impegno, e se i prodotti non vengono poi consumati il progetto non va avanti. Questa primavera però non sarà l'unico progetto che voi avete portato avanti. No, noi faremo anche la terza edizione del premio Sculapio, che sarà il 14 maggio al centro Equestrum, e poi abbiamo fatto un concorso al liceo classico, dove i ragazzi del liceo classico hanno creato un climb, uno slogan, un disegno per aiutare a dare visibilità e conoscenza a Tecla. E devo dire che c'è stata una giuria che ha elaborato questi lavori, che sono stati fantastici. Non mi immaginavo che dei ragazzi del liceo classico potessero fare degli elaborati così particolari. Il 29 di aprile, sabato, alle ore 11, ci sarà proprio la premiazione di questi ragazzi, e presenteranno i ragazzi stessi, per cui i ragazzi hanno fatto gli elaborati, ma presenteranno anche la manifestazione della mattinata. In questa notte di sole. Ad allietare la serata, musica e canzoni del trio Beppe, Marco e Roby. Eh sì, questa sera siamo qui per beneficenza, per una cosa molto molto importante. Ormai con la Vittoria Rossolossi c'è un feeling insieme, perché effettivamente una gran donna si dà un sacco da fare per chi ha bisogno. E questo è importante. Abbiamo sentito un Mengoni prima, ti stai cimentando anche su Sanremo. Mi sto esercitando, mi viene benino ora, piano piano mi verrà sempre meglio, si spera. Sta imparando. Il ragazzo, anche perché c'è la nuova stagione di musica cabaret in canna, e quindi ci dobbiamo allenare. Sì, ci alleniamo, ci divertiamo, facciamo divertire più che altro. Il bischero del trio, come si vede, sono sempre io. E loro ci giocano, capito? Ecco perché mi portano dietro. Va bene, grazie. E allora, insomma, grazie soprattutto a tutti coloro che stasera sono qui per sostenere Tecla. Sicuramente, penso che vanno ringraziati tutti i presenti e che continuano sempre a frequentare queste scene, perché sono importanti per finanziare un progetto molto molto importante e solidale. Spettacolo conclusivo con noi L'albero cambia, e allora sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo sono saliti gli studenti. Sul palco
palco del Teatro Petrarca più di 50 musicisti, studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia ad indirizzo musicale e del liceo musicale di Arezzo. Così si è concluso il progetto Con noi l'albero cambia, piano delle arti e teatri in rete. Il frutto di un lavoro insomma che è durato da mesi, abbiamo fatto poche prove insieme ma molto intense e questa sera penso che hanno dato il loro meglio e vedere nei loro occhi, nei loro volti, la voglia di suonare, la voglia di fare bene, la grande concentrazione è stata la migliore insomma, ricompensa per il lavoro svolto. Attraverso laboratori teatrali i ragazzi hanno anche costruito la trama narrativa dello spettacolo ispirandosi a tematiche legate all'ambiente e alla natura. Un incendio lontano, nella terra batto pugni, corro, vedo nuvole lontane, riuscì ancora a provare dolore. Un percorso di orchestrazione collettiva partito dalle musiche composte e rielaborate dagli stessi docenti degli istituti coinvolti. Ho pensato a un paio di brani che potessero raccogliere i quattro elementi naturali. Il primo, Listen, è un brano molto più etereo che praticamente descrive l'acqua e l'aria, mentre l'altro, The Last Dance, è un brano che è più incentrato sulla terra come radici, anche pesantezza all'inizio e poi soprattutto quando esce il fuoco c'è appunto questa danza che diciamo esplode. Siamo adesso allo sport, giorno dopo giorno, vittoria dopo vittoria, l'Arezzo sta davvero scrivendo un pezzo di storia. La promozione in Serie C è ovviamente l'obiettivo primario e insomma sentiamo ai nostri microfoni Fabio Foglia dopo la vittoria contro il Grosseto. Il traguardo è più vicino, però prima di parlare della partita, come squadra ci tenevamo a ringraziare i nostri tifosi perché quello che hanno fatto oggi penso sia una cosa fantastica, incredibile, ci hanno dato veramente una spinta in più, non ce l'aspettavamo, quindi un grazie veramente a loro. Sì, la partita è difficile ma lo sapevamo e siamo stati bravissimi, bravi per come si era messa, per come si stava poi incanalando, però ci abbiamo sempre creduto, è un passo avanti verso quello è il nostro obiettivo, però ecco, mancano 5 partite, dobbiamo sempre giocare così. Poteva essere un, come dice il mister, un incidente in autostrada, invece siamo stati bravi a superarlo, quindi siamo veramente contenti. Siamo parlati nello spogliatoio, eravamo tutti convinti, facce su, facce cariche, quindi diciamo ci ha dato quella spinta in più vedere tutti convinti di comunque poterla ribaltare e poi penso che l'abbiamo anche meritata, ecco, per tutta la partita. Io conto uno o due tiri in porta loro, poi delle mischie, ma penso la partita l'abbiamo fatta noi e quindi una vittoria meritata. E anche le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile portano a casa una vittoria, stavolta contro il Chievo. 3 punti d'oro per l'Arezzo Calcio Femminile contro il Chievo Woman. Le ragazze di Mister Testini hanno sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione e hanno battuto al comunale la sesta forza del torneo, allungando a 3 punti sulla zona retrocessione. Decisivo un Eurogol di Tuteri al 72esimo, ma le occasioni fallite dell'Amaranto erano state tante durante la partita. Chievo Woman sottotono e l'Arezzo Calcio Femminile ha così dominato per lunghi tratti. Era un momento particolare, abbiamo fatto una vittoria meritata, importante, ma sono contento per tutti, anche per le persone che ci sono vicine e che magari si vedono meno e che magari in questo momento spero che abbiano la gioia di festeggiare con noi, quindi questa secondo me è una cosa bella che mi rende felice e ora lasciamo le ragazze festeggiare perché dopo un momento così difficile è giusto che si godano anche questa vittoria. Una vittoria importante. Sì, e soprattutto importante per il morale. Questa settimana ci siamo chieste se eravamo consapevoli, se fossimo consapevoli della situazione e questa è la risposta. Al rientro dalla pausa pasquale, domenica 16 aprile, le Amaranto si giocheranno una buona fetta di salvezza a Sassari.
e quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibili e cercare di mettere in campo il massimo che abbiamo, quindi dobbiamo prepararci già da questa settimana alla partita con la Torres. Ed è la quinta vittoria consecutiva per ancora una volta la scuola basket Arezzo. Sentiamo la cronaca nel servizio di Chiara Sadotti. Quinto successo consecutivo per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che supera nettamente il Val di Sieva al Palasport Estra. Dopo la tripla di Municchi con cui si apre la partita, l'Amen comincia a macinare il gioco. La doppia cifra di vantaggio arriva nel finale del primo quarto dopo una tripla di Capitan Castelli. Il punteggio indica 25-15 in favore degli Amaranto, prima che Bartolozzi da tre punti fissi il 25-18 del primo quarto. La seconda frazione si apre con un gioco da 4 punti di Fornara, che lancia il quintetto di Cocci e Evangelisti. Rossi poi segna da tre punti e allarga ancora il divario. Le due squadre vanno così negli spogliatoi sul 52-34. Al rientro in campo il terzo quarto è un monologo amaranto. Arezzo comincia a gestire la gara anche sul piano del ritmo, in una serata dove Fornara e Rossi sono un pericolo continuo per la difesa ospite. L'Amen non corre rischi ed in campo ci sono anche giovani Nico e Furini a ritagliarsi minuti di gioco in prima squadra. La partita si chiude sul punteggio finale di 97-65, che suggella una prestazione molto convincente dell'Amen, che dovrà cominciare adesso a preparare la super sfida di sabato 8 aprile, quando al Palasport Estra arriverà Castel Fiorentino in cerca di punti che possono valere la promozione diretta in Serie B. Sono stati bravi i ragazzi, perché dopo la prestazione di Prato comunque veniva Val di Sieve, sapevamo magari che sotto un profilo tecnico eravamo più forti noi, però è sempre una partita a prendere con le molle, perché loro sono una squadra molto combattiva, piena di giovani ruspanti. L'abbiamo approcciata molto bene, abbiamo cercato di fare le cose che avevamo provato in settimana e siamo riusciti, diciamo, a controllare la partita, penso 35 minuti, insomma. E alla fine la cosa che mi fa più contento è che sono riuscito a far giocare i ragazzi che ci danno una mano tutto l'anno, i nostri ragazzi, che purtroppo spesso non riesco a farli giocare. Stasera penso si siano divertiti, e per qualcuno è stata anche una la prima esperienza. E come sempre potrete rivedere l'intera partita della Scuola Basket Arezzo in onda su Arezzo TV ogni martedì dopo il nostro telegiornale. Per oggi invece è davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.